sera? Vi preparerò questa sera, visto che siamo in estate e abbiamo a disposizione delle belle zucchine, anche vedete quando trovate queste belle zucchine grandi, si possono fare ripiene con la carne macinata. Io oggi userò della carne macinata di manzo e maiale, ma potete utilizzare anche solo manzo, solo maiale, o anche tacchino, pollame o tutto insieme, come preferite. Potete metterci anche dell'impasto di salsicce, viene ancora più saporita. Bene, io mi sono portata un pochino avanti, ne ho già svuotate alcune. Adesso andiamo a vedere come faremo. L'abbiamo lavata, abbiamo tolto le parti esterne. Ciao Francesca! E adesso la tagliamo, ecco qua, l'abbiamo tagliata in pezzi. Ora, questo tipo di zucchina scura, le zucchine nere, si svuotano più facilmente. Queste tendono un pochino a spaccarsi, però non fa niente. Prendiamo un coltellino e andiamo ad incidere la polpa interna. Ora, questa, l'anima delle zucchine, non la getteremo via, ma la ripasseremo in padella con dell'aglio, dell'olio, un pochino di cipolla e la facciamo insaporire, la facciamo rosolare un pochino, poi la aggiungeremo al nostro ripieno. Poi precedentemente io ho lessato in questo caso io utilizzo delle patate americane perché non mangio la patata normale, però potete utilizzare tranquillamente, ciao Giovanni, delle patate normali. Per chi fa un tipo di alimentazione senza farinacei, utilizzeremo delle patate americane. Queste servono a rendere il ripieno morbido, se no la carne tende ad asciugarsi e a diventare un pochino dura. Ciao Laiza! Potete utilizzare anche del pane ammollato con il latte, della mollica di pane, va benissimo anche quella per rendere l'impasto più morbido. Ok, ecco. Li svuotiamo per benino, ci siamo, le abbiamo svuotate, poi le trinceremo un pochino con il coltello e le andremo a mettere in padella. Bene? Ora potete surgelarle tranquillamente, una volta riempite le surgelate se volete, così le avete la scorta per l'inverno. Adesso è il periodo di peperoni, di zucchine, di melanzane. E potete fare, hanno un prezzo più accessibile, per cui potete tranquillamente farvi la scorta per l'inverno. Che delizia quando le trovate già belle pronte, solo da cuocere e da mettere in pentola. Poi vedremo come le andremo a fare. Io le faccio in pentola con un pochino di pomodoro, così rimangono belle morbide, non si asciugano. Ecco qua, abbiamo svuotato le nostre zucchine. Adesso accendiamo il fuoco sotto la nostra padella. Abbiamo preso una bella padella, eccola qua, la mettiamo sul fuoco, accendiamo un pochino d'olio nella padella, ok, mettiamo un paio di spicchi di aglio e poi andremo a togliere, o lasciateli come gradite, se vi dà un po' fastidio lo potete togliere, ecco qui. Lo puliamo e lo mettiamo in padella. Un pochino di cipolla anche che ci sta bene. Siamo veloci, eh? Siamo veloci, veloci. Poi vedremo come preparare anche e saporire bene l'impasto. Ok. Ecco qua. Un pochino di cipolla. Appena appena. Abbiamo messo, ecco qua, aglio e cipolla, prendiamo il fuoco, prendiamo un coltello un pochino più grande, facciamo in questo modo, la sgrinzziamo un pochino, considerate che è molto tenera l'anima, quindi
si cuocerà in poco tempo, con giusto il tempo di farla insaporire. Metteremo un pochino di sale e il gioco è fatto. Saporiremo il nostro ripieno con del formaggio grattugiato e del parmigiano 30. Ciao Claudia, ben trovata! Del parmigiano grattugiato, della noce moscata e del prezzemolo. L'aglio lo abbiamo messo nella padella, quindi non c'è bisogno di aggiungerne altro, è sufficiente quello. Un po' di prezzemolo tritato. E poi riempiamo le nostre zucchine. È chiaro che se vi avanza un po' di ripieno, la polpettina ci sta sempre, eh? La polpettina ci sta sempre bene, ok? Bene, ecco qua, si fa contro. Adesso qui abbiamo la nostra carne macinata. Eccola qua. La nostra carne macinata. Hai visto Claudia? Hai tantissime zucchine, così adesso le prepari bene bene e ce l'hai per tutto l'inverno. E schiacciamo le nostre patate. Come ripeto, io utilizzo una patata americana, questa è una patata grigliata arancione, per una questione di alimentazione. Ciao Rick! Date una schiacciata e la aggiungiamo al nostro composto. Questo lo renderà insieme all'anima della zucchina bello saporito e morbido. Ecco, mettiamo bene il nostro soffrittino, è pronto, possiamo aggiungere la nostra anima, eccola qua. A posto. Benissimo. La lasciamo cuocere. Prendiamo un cucchiaio di vino. Ciao Chuck! E la facciamo andare. Mettiamo un pochino di sale. E tagliamo un pochino. Ecco qua. E facciamo andare. Ora prendiamo la nostra carne, ecco qua, la nostra carne macinata, ci abbiamo messo la patata americana, ora aggiungeremo il sale, le uova e il formaggio. Ora io ci sto mettendo semplicemente uova e formaggio grattugiato, però potete metterci anche, se avete nel vostro frigorifero, se vi è rimasto un po' di prosciutto cotto, oppure del crudo, del formaggio che avete, potete tranquillamente sminuzzarlo e metterlo nel vostro impasto, sicuramente verrà buonissimo. Quindi è anche un modo per recuperare quelle cosine che avete in frigorifero. Ciao Salvatore, ecco qua, mettiamo le uova, il nostro impasto, intanto la nostra anima delle zucchine va, le nostre belle zucchine sono belle svuotate, adesso friteremo anche un pochino di prezzemolo e lo aggiungeremo.
serve aggiungiamo anche un altro uovo dopo, quando abbiamo messo gli altri ingredienti. Al momento ne abbiamo messi tre. Ecco qua. L'anima sta andando. Sale, ovviamente, dobbiamo mettere. Ci mettiamo un po' di noce moscata. Quando facciamo i ripieni con la carne, la noce moscata è d'obbligo. Allora, è una questione di farinacei. Io faccio un'alimentazione senza farinacei e la patata americana è più indicata rispetto alla patata normale. La normale contiene molti zuccheri che fanno male, quindi se possiamo evitare un po' di zuccheri va bene, ma potete utilizzare tranquillamente anche le patate normali. Però queste sono scelte personali, scelte in base al vostro tipo di alimentazione. Il diabetico per esempio è preferibile che non mangi le patate normali, la patata americana è più indicata. Ok, bene, profumatissima la nostra noce moscata. Un altro pochino di sale anche nelle nostre zucchine. Ecco qua. Sono pronte. Non hanno bisogno di tanta cottura. Ok. Adesso ci dedichiamo al nostro prezzemolo. Prendiamo un po' di prezzemolo, metto qua e andremo a mettere nel nostro impasto. Ecco qui. Facciamo tutto molto velocemente. Voi no però, voi fate attenzione. Aggiungere nel nostro impasto. Se volete potete mettere anche un po' di pepe se vi piace. Benissimo anche così. Ecco qua. Prendiamo il doppio, non se ne può fare a meno. Ciao Alberto! Ecco qua. Dopo faremo un altro video in cui farò invece una ricetta vegana per chi non mangia la carne, ok? Bene, bene, bene. Ecco qua, pronte. Pronte. Prendiamo l'aglio, così non abbiamo sorprese. Che potrebbe dare fastidio e non lo togliamo. Ecco qua, abbiamo tolto anche l'aglio senza problemi proprio, perfetto. Ora ciao Filomena, grazie, buonasera da Roma. Ecco qua, benissimo. Adesso mescoliamo il tutto. Ok, perfetto. Il formaggio l'abbiamo messo, la noce moscata l'abbiamo messa, le uova le abbiamo messe, il formaggio importantissimo l'abbiamo messo, anche il prezzemolo. Abbiamo messo, come vedete abbiamo fatto abbastanza presto, non ci è voluto molto. E adesso vi faccio vedere come le preparo io. Io le preparo con il vegano.
Prendiamo un po' di polpa di pomodoro, aglio, cipolla o anche il carogno va benissimo. Ok, abbiamo qui la cipolla, prendiamo anche dell'aglio, la polpa di pomodoro l'abbiamo presa e cuciniamo il nostro sughettino. Abbiamo qua una bella pentola, eccola qui, un bel coperchio, la mettiamo sul fuoco, accendiamo così intanto si scalda, mettiamo un pochino d'olio, ok, e adesso prepariamo il sughettino. Grazie Filomena, sei molto gentile, per fare le nostre zucchine. Qua abbiamo il basilico, profumatissimo. Bene, prendiamo il nostro coltellino, mettiamo l'aglio. Qua. Aglio e cipolla in cucina sono il re e la regina, non se ne può proprio fare a meno. Le verdure specialmente, ma con tutto. E fanno bene. L'aglio è un antibiotico, la cipolla è diuretica, la cipolla contiene le vitamine. Ecco qua. Abbiamo messo l'aglio e mettiamo un pochino di cipolla. L'ho nascosta, eccola. La cipolla, vediamo, ok, a posto, i miei coltelli, eccolo qua. Grazie, io sono di Roma, sto trasmettendo da Pomezia, vicino Roma, vicino al mare. Sono tra il mare e i castelli romani, è una zona stupenda, come tutta l'Italia. Mettiamo anche un po' di aglio, eccoci qua, bene, facciamo soffriggere come facciamo di solito, abbiamo la nostra polpa. Potete utilizzare della passata anche se non vi piace la polpa o anche del pomodoro fresco. Sì, Roma è bella. Ecco qua. Facciamo soffriggere un pochino. Se vi piace un po' di peperoncino lo potete mettere. Io ce lo metterei un pochino perché le zucchine sono dolci. Un po' di peperoncino ci sta bene. Dà un pochino più di carattere. Ecco qua. Ho messo un pochino di peperoncino. Bene, adesso andiamo a riempire le nostre zucchine semplicemente in questo modo. Vedete? Prendete la zucchina e la riempite. Ecco qua la nostra zucchina. Le adagiate nella pentola. Qui sono grandi, qui si sono svuotate bene e qui le riempiamo ovviamente. Ecco qui. Guarda. In questo modo abbiamo anche
un bel piatto completo. Ciao Pascale. Ah, piove da voi, ma anche qui, sai, il tempo non è dei migliori. Purtroppo c'è un'allerta meteo, ha fatto troppo caldo, ormai il tempo è così, è un po' così, ballerino. Bene. Quindi siamo in ansia. Come vi dicevo, è vero, è buonissima la parmigiana, la greca, hai ragione. Le canzoni, zucchine, peperoni, è oro. Abbiamo veramente oro in Italia. Ecco qua. Vediamo un pochettino. Poi ci mettiamo il pomodoro. Incaniamo. Facciamo cuocere, si possono fare anche al forno, però li facciamo in tempo, rimangono più morbide. Adesso mettiamo, abbiamo messo la nostra salsa di pomodoro e facciamo andare. Poi, se durante la cottura notate che le zucchine non sono ancora cotte, ciao John, hanno bisogno di più cottura, potete aggiungere un pochino d'acqua e agevolare la cottura. Abbiamo messo su un fornello più basso. Bene, come vi dicevo, queste qui voi le riempite, le mettete nel surgelatore e le avete pronte per la prossima volta. Preparerete il vostro pomodorino, le mettete a cuocere. E sono pronte per un altro pranzo, un'altra cenetta. È un modo anche per trovarsi le cose pronte e per avere la verdura di stagione. Adesso sono di stagione, quindi è più facile trovarle così grandi, specialmente, e hanno un prezzo minore. Quindi queste le riempite, le mettete in un sacchettino e le mettete nel vostro surgelatore. Come dicevo prima, se vi rimane un po' di impasto, mettete un pochino di pan grattato e fate due polpettine. Tranquille, tranquille. Bene. Per questo ci vediamo più tardi quando sono a cottura ultimata. E poi tra un po'. Ciao Loredana! Benissimo, il piatto vegetariano lo faccio con le orecchiette fatte a mano, le zucchine e le mandorle. Tra un pochino mi organizzo un attimo e facciamo anche un altro piatto. Va bene? Ci vediamo dopo. Ciao ciao! Bene, le nostre zucchine sono pronte. Dopo circa una mezz'ora, poi dipende dalle zucchine, dalla pentola, dovete controllarle. Ok? Come ripeto, se durante la cottura vedete che si ritira troppo il pomodoro, aggiungete un pochino di acqua. In questo modo agevolerete la cottura. Ecco le nostre zucchine. Guardate un po'. Che ne dite? Non è un bel piatto? Bene, con le zucchine abbiamo finito. Ci vediamo tra pochissimo con le nostre orecchiette vegetariane, anzi, vegane. Queste no, queste c'è la ricetta. Eccole qua. Ah, come vi dicevo, se vi rimane un pochino di ripieno, basta aggiungere un pochino di pan grattato e si fa qualche polpettina. La polpetta, ciao Giuseppe, la polpetta è anche un piatto ideale per i vostri bambini. Se vi fanno questioni per non mangiare la carne o le verdure, voi potete fare le polpettine, sia vegetariani di sole verdure. Ciao Emi. Sia anche verdure e carne. In questo modo potrete incentivare la loro alimentazione con qualcosa di sano. Tra l'altro, le polpettine si possono mettere anche in forno, non necessariamente vanno fritte. Bene, con questo piatto abbiamo terminato. Ci vediamo tra poco. Ciao ciao!